Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Ciao ragazzi, ciao ragazze e buon Halloween! Questa è la mia proposta di quest'anno per Halloween, è una classica strega nera, bella, io adoro le streghe, sono fighissime, sono fighe arrive, sia quelle cattive che quelle buone di magia bianca, magari una prossima volta faremo una strega buona. Questa invece è la mia versione della strega cattiva. Io spero che vi piaccia questo video, questa mia proposta. Questa è la mia proposta molto classica, quindi nei canoni. E se vi va, ovviamente, seguite il video. Ok, come prima cosa vado a togliere tutti i rossori possibili e immaginabili che ho sul viso con un correttore verde. Questo era di Shaka, era rimasto il culetto e quindi l'ho depottato all'interno di un vecchio contenitore di un ombretto. Prima di tutto vado sul naso perché ho sempre il naso più rosso rispetto al resto, visto che voglio rendere il mio viso molto più direi chiaro, perché utilizzerò un fondotinta che di norma è il mio colore naturale, ma in questo periodo che ho ancora un pizzichino di abbronzatura è leggermente più chiaro, quindi comunque andrò a schiarire. Potremmo partire anche col primer, eccetera, però visto che dopo questo video io mi andrò a struccare perché devo scendere, passerò direttamente al fondotinta. In questo caso uso il mio fondotinta, questo è dell'Eofidra e la colorazione quella più chiara FF01 Nude. Lo shaker un po', lo vado ad applicare direttamente con le mani perché ho una copertura con le mani molto alta e ovviamente si può stratificare e il suo grado di copertura maggiore lo ha questo fondotinta con l'applicazione con un pennello a lingua di gatto classico da fondo. Vado anche sulle labbra così per iniziarle a schiarire leggermente. Guardate, come potete vedere è molto più chiaro rispetto al mio colore in questo momento. Se vi interessa di questo fondotinta, ho fatto una recensione molto approfondita sul mio canale. Vi lascio il video nelle schede. A questo punto voglio mettere un po' di correttore su questo brufoletto che si intravede ancora sotto al fondo, anche se è veramente molto coperto. Ok. Ne aggiungo un po' qua che è un rossore di un vecchio herpes che mi sta facendo compagnia da un po'. Ok, per il resto credo che possa andare così. Ora vado a correggere le occhiaie con il correttore dell'Astra apposito per le occhiaie. Ora vado ad aggiungere un illuminante in gel, un illuminante effetto perlato per viso e décolleté, questo è della Kioti Spari. È un prodotto gelatinoso con tanti glitterini e lo vado a mettere ovviamente sotto, sopra gli zigomi, prima di fissare il tutto con una cipria. Ne ho messo forse un pochino troppo, ma va bene lo stesso. Tanto siamo ad Halloween. Ci sta. Ora prendo il mio bel pennellone della Kiotis e la cipria di MAC, la Studio Sculpt. Non so neanche più che colorazione è perché è sparito il. Niente, non l'ho mai avuto perché questo fu un'adozione di una mia amica. Vado a settare tutto. Voglio già iniziare a darmi un po' di tridimensionalità con la terra, utilizzo sempre questa che è della Astra nella colorazione numero 2.
Partirò ovviamente sempre con questo piccolo pennellino per essere precisa e vado a scolpire il volto. Nulla sfumerò tantissimo e ovviamente cercherò di dare un po' l'aspetto scavato, un po' cattivo delle streghe quasi disneyane. Mi viene in mente, non so, Maleficent, Malefica del cartone animato di Walt Disney. La strega, la... Dio, come si chiama? La matrigna di Biancaneve, e avevano comunque il volto abbastanza emaciato. Spingo leggermente in giù in questo modo, così, quasi a seguire un po' questa forma, e ne aggiungo un po' sotto il mento. Sotto il mento, nell'incavo del labbro, per dare l'illusione di un labbro un pochino più gonfio, diciamo. Voglio iniziare già a sfumare anche il contouring e utilizzo un kabuki. Non lo sfumo tantissimo, continuo a portarlo verso il giù, ma la basetta non mi serve. Prima di tutto, ovviamente, la base occhi, questa è sempre quella di Mesauda che non mi piace, ma questa c'è e questa ci facciamo bastare. E vado sulla palpebra. Ora vado a creare una base colorata con una matita nera. Ormai è rimasto un mozzichino. Quindi con tanta tranquillità inizio a crearmi la base. Con la matita vado più o meno fino a metà palpebra mobile, in questo modo. Per sfumare benissimo con le dita oppure con un pennello. Io credo che utilizzerò le dita, tanto sono già belle che sporche. E vado verso l'alto e verso l'esterno, in questo modo. Tanto il prodotto è ancora abbastanza caldo e lo continuo a riscaldare. Se ovviamente erro la forma è semplice da risistemare. Nel frattempo mi sto facendo le mani nere, ma va bene. Prima di passare all'ombretto, voglio iniziare a settare il tutto con un po' di cipria. Prendo un pennellone da sfumatura e di nuovo la cipria della MAC e setto tutto, e in più questo passaggio mi aiuterà a sfumare meglio l'ombretto dopo, quindi salgo su fino al sopracciglio. Ora prendo il mio ombretto nero, questo è della Wycon nella numerazione 02, dovrebbe essere, quindi un ombretto opaco nero, il mio solito applicatorino, e vado su tutta la palpebra mobile. Dopo che ho creato questa forma molto basilare, prendo un altro pennello, prendo questo pennello della Essence di qualche anno fa e inizio a sfumare i contorni. È un simil pencil brush e mi aiuto a iniziare a sfumare i miei contorni, a tirare leggermente su. E a creare questa forma di smoky. Ok, a questo punto riprendo l'ombretto, il pennello da sfumatura di Kiko e continuo il lavoro di sfumatura. È uscita un pochino una S strana. A questo punto voglio aggiungere un alone verdastro, verde scuro, perché ho quest'idea della strega con questo sottotono verdastro su tutto il viso. Io invece lo voglio ricreare solo nel trucco. Prendo quest'altra palette della Kiotis e vado a prendere questo verde qua. Con il pennello ampio da sfumatura di Kiko, prelevo un po' di colore e vado giusto qua.
proprio alla fine del mio trucco. È giusto per dare al mio nero un po' di alone verdastro. Ora facciamo la parte di sotto perché altrimenti non riesco a vedermici. E riprendo la mia matita nera, contorno l'occhio e vado anche all'interno della rima, sia in superiore che inferiore. Poi vado a settare la matita con l'ombretto nero, sia all'interno e sfumo i contorni esterni. A questo punto riprendo il pennello di Essence perché voglio dare anche un po' di alone verdastro nella parte di sotto, quindi ho pulito il pennello, riprendo anche l'ombretto e sfumo i contorni neri di sotto, sempre con l'ombretto verde. È una cosa molto impercettibile, però diciamo che l'effetto è molto molto carino. Per quanto riguarda la parte di sopra, voglio semplicemente aggiungere un po' di nero bene all'attaccatura, sempre con l'ombretto e il mio penilino. Mi si era staccata la registrazione, comunque ho aggiunto un po' di highlighting sotto la punta del sopracciglio e spolverato il restante verso l'esterno. Ok, la mia idea iniziale era di mettere delle ciglia finte, ma ho appena sniffato questa colla della Essence e credo che sia andata male. E ho avuto subito una reazione agli occhi, soltanto aprendo e sniffando. Quindi, opzione ciglia finte bocciata. E ora la mia opzione B è piegaciglia, primer, mascara 1, top coat 1, top coat 2. Quindi andrò a fare questi passaggi sulle mie ciglia, sia superiori che inferiori, tranne ovviamente sulle superiori piegherò le ciglia e metterò anche il primer. Quelle inferiori niente piegaciglia e niente primer. Dopo aver fatto tutti questi strati di mascara, vado a pettinare le ciglia e le farò un pochino più scure rispetto al mio normale. Di solito utilizzo questa matita di Puro Bio che diciamo perfetta per le mie sopracciglia. Eventualmente vado sempre a scurire la parte inferiore. Invece oggi andrò direttamente con questa polvere della Essence per dar, che è un pochino più scura rispetto alle mie sopracciglia, per darmi più un aspetto cattivo. Allungo anche la coda. Guardate già con un sopracciglio più importante come cambia l'effetto e mi dà proprio uno sguardo molto più duro. A parte che c'è uno smoky, ma comunque dà uno sguardo molto più duro. Ok, il trucco è quasi finito, mi mancano solo le labbra. Non voglio aggiungere nulla sulle guance, mi va bene così, è molto cattivo. Per le labbra ho pensato a un gloss violaceo, che il viola è un altro dei colori come il verde associati alle streghe, 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 non so come si pronunci, come si dica. Avrei come opzione una matita color per gli occhi viola oppure un semplice gloss. Io andrei per un semplice gloss che è molto più semplice, però non dura niente. Quindi direi, sto per fare quello che pensate. Ok, ho messo quindi questa matita per gli occhi della BIAP numero 14. Sai che devo colorare anche un po' dentro. Ed è proprio un viola, viola, viola. Wow! Però comunque voglio un po' di gloss. Come gloss, sempre da questa palette, prendo uno dei due micro gloss di Kiehl's, questo viola,
Ciclamino fucsia, si chiama Violet, e ovviamente esiste il corrispettivo tra i prodotti di Kiehl's al full size, e lo vado a passare sulle mie labbra viola, che sono leggermente forse asimmetriche, ma sono senza lentine, senza occhiali, e per me vanno bene così. Ho accentuato un pochino di più l'arco di Cupido, l'ho fatto molto più appuntito perché sa molto di cattiva Disney. Ok, l'effetto quindi è soltanto leggermente più lucido. Questo tipo di viola a contatto con i denti caccia ancora di più questo giallo bellissimo di denti rancidi di strega, ma va bene lo stesso. Quindi il trucco viso è finito, ora inizia la trasformazione completa. Ok, per quanto riguarda i capelli, non fate caso, ma in questo momento sono letteralmente tozzi, quindi dopo questo video mi struccherò e mi butterò direttamente nella vasca da bagno. Però ovviamente belli scombinati, più sono scombinati meglio è, però almeno puliti. Quindi diciamo che io li lascio un attimo così, tanto questa strega ha preso la corrente. Per quanto riguarda gli accessori, non so dove ho comprato, forse sì, in tutto 50 centesimi o cinesi, questo ciondolo a forma di ampolla con tanti glitter neri, quindi lo andrò a mettere come ampolla segreta di magia nera della strega. Ok, invece come orecchini, 2 anni fa, se non erro, acquistai questo set, ne manca un paio, da Scarpe Scarpe, c'erano due tappabuchi neri che utilizzo, poi c'erano questi pipistrelli e poi ragnetti. Visto che sono una strega, ovviamente andrò a mettere i ragnetti. Un altro accessorio che potrebbe completare il look da strega sono un bel paio di scarpe. Io metterò queste francesine nere che mi sanno tanto di strega. Strega nera di Fantaghiro, che è un altro trucco che vorrei fare, e acquistai questi guantini neri in pizzo, quindi ci sta anche questo. Ovviamente lo smalto sotto, io in questo momento ce l'ho rosso, ma nero pure è più che perfetto. E ovviamente per fare la strega manca il cappello da strega, quindi un bel cappellino. Una serata tranquilla tra amiche. Quindi, infine, per completare il look, ovviamente a parte l'andaradan, una semplice magliettina nera. Se per esempio andate in un locale, eccetera, potete optare per un vestitino nero, per un toppettino, di qualcosa di nero va sempre bene. Per l'esterno, visto che questo Halloween si presenterà abbastanza freddo, consiglierei un bel giubbotto di pelle, ma di quelli belli strong. Come borsa non so se consigliarvi una semplice borsa nera o qualcosa, io ad esempio metterei qualcosa con le borchie. Io ho questa pochette busta con anche bretella annessa che anche ci sta. Non ci sta male, con un bel giubbottino di pelle. Come gonna, non so se si riesce a vedere perché non ho un aiuto dietro di voi, quindi è tutto abbastanza improvvisato. Come gonna, negli anni 90, a un certo punto si iniziarono a portare queste cose, ma è successo tipo per forse un'estate, queste gonne con tutte queste frange, oppure a punta su un lato più lungo e un altro lato più corto. Quindi ho ritrovato questo reperto storico, che era molto più lunga, però l'ho tirata su, l'elastico praticamente ce l'ho sotto il décolleté per farla un po' più corta, perché troppo lunga non mi piaceva. Sotto ovviamente calze nere, perché sì, e ovviamente le parigine, spero che si stia vedendo qualcosa.